Allora, cosa dite? Cominciamo? Cominciamo questo importante incontro di oggi pomeriggio, che potremmo iniziare dicendo: e finalmente si parlò di Bibbia, perché fino adesso abbiamo parlato della bellezza nelle relazioni, della bellezza artistica, della bellezza nella natura. Si potrebbe dire che ogni libro in qualche modo parla di bellezza, con generi letterari diversi ovviamente, e non fa eccezione il libro dei libri, questa biblioteca che è la Bibbia. C'è un versettino breve ma di fondamentale importanza nel libro della Genesi. Terminata la creazione, Dio vide che era tov, buono e bello. Tutto era buono e bello. È un'affermazione di straordinaria importanza che coinvolgerà in qualche modo tutte le pagine della Bibbia. Bene, noi per affrontare questo tema di grande importanza, la bellezza nella Bibbia, abbiamo invitato due specialisti della Bibbia e due specialisti nel modo di leggere e di comunicare la Bibbia, che è importante. È importante l'occhio con cui si legge la Bibbia ed è ancora più importante il modo di comunicare. I due personaggi che noi abbiamo chiamati sono Lidia Maggi e Dario Vivian. Lidia Maggi, conosciutissima, è pastora che fino a poco tempo fa aveva cura pastorale della sua comunità a Varese e che da qualche tempo, visto il suo carisma straordinario di comunicatrice, è stata destinata dalle chiese battiste ad un progetto di pastorale itinerante. Lidia Maggi gira l'Italia per occuparsi di formazione biblica e di evangelizzazione. Vive ora a Dumenza in una casa grande dove, come coppia pastorale, suo marito e lei si occupano di piccole ospitalità per persone in crisi o in ricerca o semplicemente desiderose di un confronto. Una casa, insiste Lidia, una casa, non un monastero o una chiesa, solo una casa, un luogo laico dove poter sentire il respiro di Dio. Impegnatissima, Lidia trova il tempo per collaborare anche con Messaggero Cappuccino, perdonatemi questa pubblicità, Bene, grazie comunque Lidia. Dario Vivian è teologo pastoralista, docente alla Facoltà Teologica del Triveneto e apprezzato conferenziere. Lavora nella parrocchia di San Carlo a Vicenza. Ecco, quello che vorrei farvi notare è che Lidia Maggi e Dario Vivian parlano e scrivono spesso insieme. C'è evidentemente un'affinità di sensibilità e di linguaggio. Sono numerosissime le loro pubblicazioni. Io ne ricordo solo tre. Questo vento mi scompiglia tutto. Ne ricordo solo tre che hanno firmato insieme. Vide e credette, itinerario di ascolto e contemplazione, LDC 2011.
contemplando Emmaus, in ascolto del racconto di Luca, guidati dai mosaici di Monreale, LDC 2008, come se vedesse l'invisibile, itinerario biblico dalla parola all'icona. Bene, a loro due abbiamo affidato l'incarico di illustrarci la bellezza nella Bibbia, ma prima di dare la parola a loro è per me un grande onore, una gioia dare la parola a Don Ampelio Crema Paolino, direttore o presidente? Presidente del grande festival biblico di Vicenza. È nato una specie di gemellaggio tra il nostro festival francescano e il loro grande festival biblico. Noi siamo andati a fare un saluto al loro ultimo festival. Ecco, adesso do la parola a Don Ampelio Crema. Buonasera a tutti, un saluto. Credo che la cosa bella, stasera ascolteremo e scopriremo la bellezza nella Bibbia. Il Festival Biblico vuol far conoscere la bellezza della Bibbia, vuole far conoscere la ricchezza e la forza di questo testo anche per tutti coloro che si pongono delle domande. È nato 15 anni fa a Vicenza, Don Dario è uno dei padri fondatori, giusto? Quindi è nato grazie alla collaborazione dei Paolini con la diocesi di Vicenza, oggi copre più di metà Veneto, 5 diocesi coinvolte, 220 appuntamenti, vede appunto Vicenza il cuore, Verona, Padova, Rovigo, Vittorio Veneto, 5 diocesi, 5 realtà, ma soprattutto una realtà che sta attirando l'interesse un po' da tutta Italia. Abbiamo richieste di diocesi fuori Veneto che desiderano entrare. Mentre noi siamo qui c'è un festival biblico in corso a Pescara. Questo per dire che c'è bisogno di Bibbia, c'è bisogno che ci ritorniamo a conoscerla, approfondirla e soprattutto farla dialogare con la gente, portarla nelle piazze, fare in modo che la Bibbia possa veramente interpellare l'uomo. Non per convertire, no, non è questo l'obiettivo. L'obiettivo è fermiamoci, interroghiamoci, confrontiamoci tra di noi con la parola di Dio e chissà che possiamo trovare qualche risposta. La Bibbia parla ancora oggi e quindi il Festival Biblico si prefigge proprio di far conoscere la bellezza della Bibbia con tutti i linguaggi e a tutte le persone di buona volontà. E quindi fa piacere essere qui oggi al Festival Francescano perché ci dice che c'è bisogno oggi di momenti in cui andiamo al di là delle beghe, delle problematiche importanti, ma passeggere. Abbiamo bisogno di interrogarci sul senso del nostro vivere e del nostro camminare insieme. E credo che la Bibbia abbia qualcosa da dire. Buon festival a tutti e buona conferenza. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti e a tutti anche da parte mia. Grazie dell'invito. Spero che molti di voi abbiano visto lo splendido film di Wim Wenders, Il sale della terra. Narra la biografia di un grande fotografo del nostro tempo, Salgado, di origine brasiliana. E lì in quel film a un certo punto si racconta che questo fotografo entra in una grande depressione perché da anni e anni sta fotografando le brutture del mondo. Le guerre, le violenze, i genocidi, la dignità calpestata di popoli interi. A forza di fotografare queste immagini drammatiche, gli è passata la voglia di vivere. Sua moglie non sa cosa fare. Decidono insieme di tornare nel paese d'origine, dove il padre aveva una fazenda, e si mettono a coltivare la terra. E a un certo punto la moglie suggerisce a Salgado, ma perché non vai in giro per il mondo a cercare se ci sono angoli dove c'è ancora la bellezza della creazione come agli inizi? Allora questo grande fotografo gira il mondo e trova questa bellezza quasi delle origini che poi diventerà una grande mostra e un libro splendido dal titolo appunto Genesi. Come dire,
che davvero la bellezza può essere l'antidoto rispetto a tutte quelle realtà negative che ci derubano della speranza e del senso del vivere. E questo credo che in un certo senso sia anche il significato di quel ritornello che è stato ricordato un attimo fa, che troviamo nel primo racconto di creazione in Genesi. Al capitolo appunto primo si narra che Dio crea in 7 giorni e questo settenario della creazione è ritmato dal ritornello di Dio, è stato ricordato prima, che ogni volta che crea vide che era Tov, che era bello e buono ciò che lui aveva creato. Vi ricordate forse che quando arriva addirittura la creazione dell'essere umano, lì si dice che è molto bello e molto buono quello che Dio ha creato. Io credo che davvero questo ritornello sulla bellezza, che diventa anche bontà, è un modo per aprire occhi e cuore a guardare dentro il mondo, la storia, ma forse anche dentro il cuore umano, non cogliendo solo e unicamente il buio, la disperazione, la violenza, la negatività, ma quella bellezza che tante volte sembra nascosta e in realtà ci dice che vale ancora la pena. Vale la pena di stare in questo mondo, vale la pena di essere uomini e donne che scommettono sul futuro, vale la pena di stupirci delle cose piccole e anche di quelle grandi. E quindi davvero dire che tutto è Tov significa ritrovare in ogni cosa la scintilla di ciò che rende l'esistenza luminosa. Del resto nella Bibbia il termine Tov, bello e buono, di per sé è riferibile solo a Dio, perché solo Dio è Tov in una maniera assoluta. Però tutto ciò che Dio ha creato rifrange questa bellezza e questa bontà. E noi siamo invitati ad immergerci dentro a questa bellezza e bontà proprio per non lasciarci derubare della speranza. In effetti, il popolo ebraico, quando scrive questo racconto di creazione, sta vivendo il dramma dell'esilio. Come popolo si trova popolo sconfitto, popolo che non ha più una patria, popolo che ha toccato il fondo. E nel cuore però di questa disperazione ecco un racconto di creazione che vuole ridare fiato a questa realtà di uomini e donne sconfitti dalla vita, perché sentano non solo che Dio è dalla loro parte, ma che davvero è possibile ritrovare bellezza e bontà in tutto e in tutti. Ed è appunto in un contesto drammatico che nasce un testo di contemplazione della bellezza. Perché tante volte noi pensiamo che contemplare il bello sia possibile solo e unicamente lì dove le cose vanno bene, dove in qualche modo il dramma nella vita non ti tocca, allora puoi dedicarti anche alla bellezza e alla bontà. La Bibbia dice che non è così. Dice che abbiamo bisogno di bellezza soprattutto quando tocchiamo il fondo, soprattutto lì dove sperimentiamo che tutto ci è tolto, ma questa bellezza non ci può essere mai tolta. Infatti, nella stessa esperienza di questo popolo che dice che tutto è Tov quando ha toccato il fondo, troviamo che cosa? Troviamo una riflessione in particolare del profeta Isaia che accompagna il popolo prima nell'esilio e dopo nel ritorno alla terra promessa, e addirittura lì il racconto che il profeta fa non si limita, come il testo di Genesi al capitolo primo, a dire che c'è una bellezza originaria della creazione, ma dice il profeta: siamo in attesa di una bellezza che deve ancora svelarsi, che sarà ancora più grande, perché Isaia parla della nuova creazione, di cieli e terra nuovi, che saranno ancora più Tov. Come dire che i canti di speranza più grandi, e quindi l'inno alla bellezza più profonda, nasce dove sembra che questa bellezza ti sia tolta. Allora, l'essere bello e buono della creazione
diventa davvero ciò che ci è offerto come realtà che guarisce il cuore, perché riprendiamo a gustare la vita. Questo probabilmente potrebbe essere anche uno dei significati del modo con cui si chiude un altro testo drammatico della Bibbia, il libro di Giobbe. Ve lo ricordate? È un libro dove davvero quell'essere umano che siamo tutti noi, altro che toccare il fondo, si ritrova scarnificato non solo nella carne ma nel cuore, e si mette a discutere giustamente con Dio, come tutti noi credo discutiamo quando siamo toccati nel vivo e quando ci sembra di non poter più attingere alla bellezza dell'esistenza. E Giobbe combatte con Dio, alla moglie che vorrebbero che vorrebbe convincere in un certo senso, agli amici che si mettono a difendere Dio. Lui dice: no, io voglio guardare Dio faccia a faccia e voglio che sia Lui in qualche modo a dirmi se vale ancora la pena scommettere sulla vita. E alla fine Dio gli parla. E questo Dio che parla a Giobbe, che cosa gli racconta? La bellezza della creazione. Perché se voi appunto prendete i testi che vanno dal capitolo 37 in poi di Giobbe, trovate che di fronte a quest'uomo annullato si squaderna il tov, il bello e il buono, di tutta la realtà creata. Sono testi di una poesia splendida, perché la bellezza della creazione è nel piccolo particolare della goccia che cade ed è nel dispiegarsi del movimento dell'universo. E di fronte a questo Giobbe in qualche modo rimane muto. Certo, quel testo è stato scritto anche per dire a Giobbe: come fai a fare i conti in tasca a Dio? Dio certamente è altro e oltre. Però io credo che sia significativo che un racconto drammatico culmini con pagine che narrano di bellezza. Perché allora è vero quella frase ormai abusata che usiamo tutti di Dostoevskij, che forse è la bellezza che salva. E solo la bellezza può salvarci dalla disperazione e può introdurci in una dimensione di esistenza diversa. Tutto questo, il racconto degli inizi, lo pone in Dio, perché Dio è Tov, ma dice che questa bellezza la ritroviamo soprattutto nella sapienza con cui tutto è stato creato. E qui vorrei accennare brevemente a un testo che forse molti di voi conoscono, che troviamo nel libro dei Proverbi, dove appunto si parla della sapienza con cui tutto è stato creato. E la sapienza viene come personificata. E dice la sapienza: io, la sapienza, ero accanto a Dio quando Dio ha creato tutto. Quando non esistevano gli abissi, io fui generata. Quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d'acqua, prima che fossero fissate le basi dei monti, prima delle colline, io fui generata. Quando ancora non aveva fatto la terra, i campi, né le prime zolle del mondo, quando Dio fissava i cieli, io ero là. Quando tracciava un cerchio sull'abisso, quando condensava le nubi in alto, quando fissava le sorgenti dell'abisso, quando stabiliva al mare i suoi limiti, quando deponeva le fondamenta della terra, io ero con lui. Qui la sapienza è la bellezza della creazione, ma è significativo poi come il testo descrive questa sapienza e dice: io ero con lui come artefice ed ero la sua delizia ogni giorno, giocavo davanti a lui ogni istante, giocavo sul globo terrestre, ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo. Quando si studiano questi testi, i commentatori dicono che per descrivere questa sapienza che è bellezza e che plasma tutta la realtà creata, si usa un termine che può essere tradotto in due modi. Può essere tradotto artefice o architetto.
E allora un volto della bellezza della creazione è la bellezza come architetto che ordina il tutto. Perché in effetti la bellezza la ritroviamo nella realtà ordinata, che ha un disegno, che in qualche modo si dispiega in maniera significativa. Però questo stesso termine può essere tradotto anche in un altro modo. Può essere tradotto giovane ragazza che danza. Ed è splendido, perché allora vuol dire che l'altro volto della bellezza è la creatività, è la leggerezza, è l'inventività, perché il bello non è solo nell'ordine, ma il bello è anche in ciò che si lascia scompigliare dalla novità, da ciò che non è previsto, da una modalità di abitare il mondo che non lo rende un mondo fissato in regole che in maniera deterministica ci governano, ma un mondo affidato davvero a una creazione continua, che vuol dire inventività continua. Questo sarà anche, per chi è credente, l'attesa che abbiamo nel cuore della nuova creazione, perché la nuova creazione sarà una sorpresa continua. I cieli e terra nuovi, di cui accennavo prima, di cui parla Isaia, non vuol dire un paradiso che sarà sempre uguale a se stesso. Pensiamo, scusate se faccio questa osservazione, noi vecchiotti siamo stati educati, per esempio, a pregare rispetto al tema della morte con una preghiera che si chiama l'eterno riposo. E ogni volta che mi fanno pregare l'eterno riposo dico eterno riposo, ma riposo, 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 ci stancheremo anche, no? Perché l'eterno riposo è un incubo? Non è eterno riposo, è inventività continua. Nel mondo definitivo non saprai mai cosa sta dietro l'angolo, perché ogni attimo sarà diverso, ogni realtà avrà una bellezza sempre nuova. Noi stessi forse finalmente ci conosceremo con un volto che non abbiamo conosciuto qua. E così vedremo gli altri, così vedremo il cosmo, e così vedremo il mondo, la storia, in una trasfigurazione che è appunto creazione continua. E questo credo poi nella Bibbia si dica in mille modi. Accenno brevemente, non so se poi Lidia riprenderà anche questo. Un testo splendido come il Cantico dei Cantici, dove si colloca? Nel paradiso. Ma è un paradiso che non è il paradiso perduto che abbiamo alle spalle, ma è la possibilità continua che tutto sia bello e buono a partire dai corpi di coloro che si amano, nell'incontro d'amore che trasfigura ogni cosa. E allora davvero la bellezza che è custodita è una bellezza che è continuamente rinnovata. Uno che ha capito questo è stato Gesù di Nazaret, il più bello tra i figli dell'uomo. E di lui si parla in termini di bellezza più volte anche nei Vangeli. Ad esempio, quando si parla, ed è Gesù che lo dice in riferimento anche a se stesso, del buon pastore, in realtà lì è scritto il bel pastore. Vi ricordate quando Gesù, un po' anche, no, come dire, provocato da sua madre, è una festa di nozze e finisce il vino, finisce la bellezza? Cosa fa Gesù? Trasforma l'acqua in vino e si dice che quel vino è bello, perché il testo originario dice che il vino è bello. Quindi la bellezza del vino, che in qualche modo diventa la bellezza di un'esistenza dentro cui tutto può essere gustato insieme. Del resto anche quel testo splendido di Matteo, capitolo 6, quando Gesù dice: ma avete mai visto la bellezza di un giglio del campo? E se un giglio del campo è bello così, perché devi preoccuparti della vita?
Perché devi essere in ansia continua? Perché non devi affidarti? Perché non devi camminare dentro la storia con più leggerezza? Perché proprio questa bellezza che diventa anche gratuità, che diventa modalità di vivere l'esistenza, non accaparrando per avere di più e rovinare tutto, ma condividendo e gustando dentro una possibilità di vivere questo tov, che forse è di chi davvero ha il cuore trasparente. E allora capisco perché i primi a comprendere questo tov e a vivere questa bellezza sono quelli che Gesù chiama beati. In un certo senso quella espressione beati potrebbe essere tradotta così: bella gente. E chi è bella gente? Non chi ha tanti soldi, non chi ha potere, non chi si impone sugli altri, ma i più piccoli, i più poveri, chi piange nella vita, chi è trasparente, chi lavora per la pace. Questi sono la bella gente. E allora un'altra sottolineatura secondo me viene dalle scritture. Chi può gustare la bellezza? Per chi è la bellezza? Purtroppo noi nel nostro modo di vedere la bellezza in senso solo estetico, estetizzante, pensiamo che la bellezza sia per chi ha la possibilità di averla, di comperarla, di dedicarvisi, perché certamente una persona che fa fatica a vivere, una persona che è povera, una persona che è schiacciata dalla vita, non può vivere la bellezza. Per vivere la bellezza devi essere una persona che tutto sommato sta bene, che ha delle possibilità economiche, che può avere a disposizione tutto, allora puoi vivere la bellezza. In realtà l'autentica bellezza forse è in tutt'altra realtà, in tutt'altro luogo. E qui allora permettetemi di concludere, poi affido a Lidia di continuare la riflessione, con la citazione di un altro film. Ero partito da Wim Wenders, Il sale della terra. Non so se avete visto l'ultimo film di Alice Rohrwacher, Lazzaro felice. Andate a vederlo, è bellissimo. C'è una scena che io ho sentito come un pugno qua, ma che mi ha anche aperto il cuore. Questo gruppetto di gente sgangherata, gli ultimi, i più poveri, eccetera, che sono stati, scusate l'espressione, ulteriormente fregati perché dovevano andare a cena dall'ex padrone, avevano comperato anche le paste dissanguandosi, e poi non solo non vengono invitati a cena, ma gli fregano anche le paste, non hanno più niente. A un certo punto questo Lazzaro, che è un po', no, il simbolo di colui che guarda il mondo con cuore bello, sente una musica d'organo e si incanta. E allora Antonia, che era la capo tribù, dice: ah, senti che bello, dai che andiamo a ascoltare. E vanno dentro una chiesa dove c'era uno che stava suonando l'organo, una chiesa vuota con quattro suore dentro. Quando arriva sto gruppetto smaldrappato, no, di gente, una delle suore si alza e in maniera veemente va contro il gruppetto: no, fuori, fuori, non potete stare qui. No. Ma come siamo qua? Vogliamo? No, questo è privato, non potete, insomma gli caccia fuori di chiesa, no? Impaurita da questo gruppetto, no, di poveri cristi, no? Torna dentro, dice all'organista: riprendi. L'organista riprende e l'organo non suona. Silenzio. Riprende e non suona. A un certo punto nell'aria si sente la musica d'organo, però questa musica d'organo si sta spostando e attraverso le vetrate aperte sta uscendo di chiesa, tanto che la suora si alza e dice: la musica fugge, chiudete. E invece la musica se ne va e raggiunge quei poveri cristi, che oltretutto hanno il pulmino che non va più avanti, quindi lo stanno spingendo, e se ne vanno dentro
a questa musica, no, che li accompagna. Forse la bellezza è proprio prima di tutto per chi non ce la fa nella vita. Forse la bellezza è da condividere anzitutto con chi sperimenta solo bruttezza. Non è l'impiù di qualcuno, non è il superfluo di chi ha buon tempo, ma è la musica di cui abbiamo bisogno tutti per vivere. Allora comprendo, ad esempio, perché Papa Francesco abbia chiesto che, oltre a fare i bagni e le docce, no, lì dietro San Pietro per i clochard, che li portassero a vedere la Cappella Sistina. E ha fatto, no, sì, e questo gruppo di senza tetto, di gente, no, ai margini, scartata, potesse, da protagonisti, andare, quando la Sistina era chiusa, a gustare e a vedere, accompagnati dal direttore dei Musei Vaticani. Questa è la bellezza che salva il mondo, la bellezza condivisa a partire dai piccoli e dai poveri. Grazie. Voi pensavate al riposo eterno, a un certo punto, invece pare che non ci sia neppure quello, ma però può darsi che ci sia una musica d'organo, Molto belle queste immagini che ci introducono all'ascolto di Lidia Maggi. Ecco, grazie. Io provo a entrare un po' in dialogo con queste suggestioni, a partire da questa immagine delle macerie della storia, del fallimento di un popolo dove questo racconto, che è la Bibbia, risuona nell'esilio. Nelle macerie della storia, nei fallimenti della vita, mentre lo sguardo si perde sui detriti, sui fallimenti, sul sangue, sul campo di battaglia, più che uno sguardo nostalgico, questo racconto vuole essere un collirio per curare gli occhi e permetterci di guardare oltre. Vide, Dio vide che era buono, che era molto buono. Guardare oltre senza però dimenticare le macerie della storia. E Gesù ce lo racconta con questa immagine del il male che ci abita, che è in mezzo a noi, non possiamo rimuoverlo, non possiamo negarlo, non possiamo cancellarlo, ma possiamo imparare a non affogare nel mare di guai, possiamo imparare a camminare sul mare. Ho un altro grande racconto che ci chiama alla ritrovata bellezza, alla ricerca della bellezza, quando il lavoro creativo è deformato, ci racconta che il mare bisogna attraversarlo, sia che venga diviso da braccio forte e potente, sia che invece vada percorso attraverso piccole scialuppe, delle arche che possano portare in salvo germogli di nuova creazione. Allora, questa scrittura come collirio che vuole attraversare il male, il mare, nella Bibbia il male, mare, sono immagini che si sovrappongono perché il male è raccontato con un linguaggio poetico e forse il male è la categoria che più lo riassume. Questo collirio che vuole guardare oltre l'orizzonte per farci intravedere il bello, che non vuole negare il male, vuole affrontarlo per addomesticarlo, è anche un luogo che ci racconta di un Dio che è in mezzo a un mare di guai. Cioè che la condizione umana di fallimento, di macerie, di incapacità di preservare, conservare, custodire, coltivare la bellezza, tutto sommato non è diversa dalla condizione di un Dio che si trova in un mare di guai, nella tempesta. Allora io riprendo queste pagine evocate, questo inno
della prima creazione, dove risuona questo settenario del e Dio vide che era buono, e per l'umanità che era molto buono, perché questo cantico risuona mentre si spinge un pulmino che non va. E noi immaginiamo l'atto creativo di Dio come un atto che sorge dalla noia, dal riposo eterno, l'eterno riposo di un Dio che si stufa e che a un certo punto dice no, si muore di riposo eterno, facciamo la creazione. E Dio disse luce, luce fu. In realtà il cantico della creazione, nonostante sia un cantico e già il genere letterario ci dice qualcosa di bello, che ci fa cantare, che ci strappa il grido, mette in scena come inizio una dimensione tragica che è tutt'altro che capace di generare vita. Nel principio Dio creò i cieli e la terra era informe, vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e un vento fortissimo aleggiava sulla superficie delle acque. E Dio disse sia luce, e luce fu. Voglio dire che questo cantico di creazione che racconta gli inizi racconta anche di una creazione che non nasce dalla noia o dall'ordine, ma nasce dal disordine, nasce dalle macerie. Ricorrono qui tutte, Dio non crea dal niente, ma crea da una situazione di morte. La terra informe, vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, il vento fortissimo sulla superficie delle acque. Il grido di Dio sia luce è il grido di chi vuol vedere oltre. Vuole vedere oltre in un buio, in un abisso, in un vuoto, in una tempesta, un vento fortissimo. E questo mi sembra già un dato interessante, perché questa creatura umana alla ricerca della bellezza, che ha bisogno di riascoltare queste narrazioni per curare il suo sguardo e vedere nelle macerie dei propri fallimenti segni di bellezza, è anche accompagnata da un Dio che inizia il suo atto creativo nella nostra stessa situazione, in una situazione di deformazione della realtà, l'Esodo, dove risuona la parola, il nostro presente segnato da una crisi che perdura e ci impedisce di vedere l'alba. Sentinella, quanto resta della notte, Shomer Mamilaila. Noi non riusciamo a scorgere la notte, non riusciamo nemmeno più a vegliare. Ecco, l'alba ci arriva come un Dio che ci racconta che è dalla notte che scaturisce la vita. Il secondo elemento, sempre legato alla creazione, mi viene in mente da questo cantico dei proverbi che tu hai evocato con l'inno alla sapienza. Per parlare di bellezza spesso bisogna cantare. Questa sapienza che esisteva prima che tutto il mondo fosse creato, questa sapienza che era la delizia di Dio, che era l'architetto, l'artefice, la bambina giocosa. E mi è venuto in mente, ma non sarà che questa sapienza è in realtà la creatura umana? Voglio dire, il secondo racconto di creazione sembra porre in dialettica questa presenza, perché il secondo racconto di creazione va in tutt'altra direzione, proprio a simboleggiare che qui sono racconti esistenziali, antropologici, non sono racconti storici, sono appunto dei miti. Il secondo racconto di creazione mette in scena di nuovo una situazione dove non esiste niente, esiste il vuoto, esiste il disordine, il deserto, altra immagine per dire la non bellezza, il giardino sfigurato, il campo di battaglia, il deserto, sono tutte immagini che dicono l'assenza di bellezza. In questo luogo assente di bellezza non c'era niente, perché Dio non aveva ancora fatto piovere. Ecco che Dio da questa terra di deserto crea la creatura umana.
la creatura umana viene creata prima ancora che sorga il giardino dove Dio lo colloca nel racconto. E allora anche la creatura umana potrebbe raccontare che prima ancora che sorgesse il giardino, noi eravamo là, creati per custodire il neonato giardino che Dio, non noi, avrebbe piantato per noi e che ci avrebbe affidato. In questo gioco di affidamenti, dove viene meno il problema temporale, cosa è nata prima, la terra, l'umanità, in una narrazione poetica, perché questa creatura umana, prima ancora di essere legata all'altra creatura umana, carne della mia carne, ossa delle mie ossa, è legata alla terra, fatta della stessa sostanza della terra, impastata di terra rossa, dice alla terra, anzi forse la terra dice alla creatura umana, carne della mia carne, ossa delle mie ossa. Voglio dire, il secondo racconto di creazione sembra mettere in scena un Dio che non solo dice non è bene che l'uomo sia solo, ma che per creare il mondo dice non è bene che Dio sia solo, un altro modo per dire facciamo l'uomo immagine e somiglianza di Dio. Dio non basta se stesso per creare il mondo, ha bisogno di un collaboratore, una sapienza che spesso si rivelerà inadeguata, che è la sapienza umana, la creatura umana impastata di terra e di cielo, la creatura umana a cui è affidato un progetto di custodia e di governo del giardino nella seconda creazione, ma che necessariamente prima ancora che il giardino fosse c'era. Per cui c'è questa dialettica con il testo di Proverbi rispetto al progetto creativo di Dio. Noi sappiamo benissimo che la Bibbia mette in scena sempre una tensione tra il desiderio di Dio di un mondo come Dio lo vuole e un principio di realtà che affronta invece le macerie della storia, i deserti della storia, i campi della storia. E in questo luogo contaminato si gioca l'avventura tra Dio e la creatura umana. E adesso vado a Giobbe, è un altro chiamato in causa, di fronte allo sguardo deformato, schiacciato dal dolore di Giobbe e al grido di Giobbe, voglio parlare con Dio, voglio che Dio mi spieghi tutto questo dolore, Dio entra in scena e, come ci ha raccontato Dario, racconta la bellezza della creazione. Racconta la bellezza della creazione, ma non lo fa senza ironia. Per raccontare la bellezza a volte occorre sguardo di stupore, ma a volte un po' di ironia ci serve per ridimensionarci. E qui la grandezza di questo capolavoro nel discorso di Dio è proprio questa capacità di tenere assieme tanti registri, la bellezza di un linguaggio restituito a una pluralità di sensi invece di una parola omologata, di una parola che definisce. Quando Dio parla a Giobbe con voce tuonante, racconta la creazione, mettendo Giobbe di fronte alla sua inadeguatezza di capire, anche se lo ha fatto alzare in piedi, alzati in piedi, chi è che osa sfidarmi, per cui vuole parlarci faccia a faccia con questo piccolo che osa sfidare il Signore dell'universo. E poi però nel raccontare a Giobbe la sua creazione racconta anche la fatica del male. Il male però che non è, come Giobbe lo ha immaginato, un nemico cosmico che nessuno può domare. Il male è creatura creata. Il male c'è e fa parte della creazione e Dio lo racconta con immagini poetiche. La prima immagine che Dio usa è l'immagine il male, che tu vedi come un mare dove tutto affoga, dove si muore. Ma l'hai mai guardato davvero con occhio penetrante? Hai davvero visto che cos'è questo male che fa paura? Guardalo bene, perché il male, il mare, è come un piccolo bambino.
E io vorrei proprio leggervi alcuni passaggi per farvi ascoltare dalla voce del poeta che mette in scena il personaggio Dio, questo male raccontato, questa forza così distruttiva che ingoia il mondo, raccontato da Dio. Ma chi chiuse le porte del mare balzante fuori dal grembo materno quando gli diedi le nubi come rivestimento e per fasce l'oscurità? Quando gli tracciai dei confini, gli misi sbarre alle porte e gli dissi: fin qui tu non andrai e qui si fermerà l'orgoglio dei suoi flutti. Caro Giobbe, il male che tu vedi come un mare che trasborda, che ingoia la terra e non c'è più distanza, un mare che è un diluvio, che distrugge la creazione, il male che tu hai sperimentato, guardalo meglio. Forse in realtà è un piccolo neonato, balzato fuori dal grembo materno, un vivacissimo neonato a cui ho dato le nuvole come coperta e poi i pannolini sono diventati la notte. Un piccolo neonato irrequieto che ho messo in un box, in un recinto. Vivace, certo, trasborda da quel box, ma tuttavia io sono lì a sorvegliare che non si faccia male e che non ti faccia troppo male. Forse non è una giustificazione logica al male, ma un tentativo di guardarlo con un altro sguardo. E ancora Dio racconta il male che deforma la bellezza dicendo: ma l'hai davvero visto in faccia questo male? Che sembra non avere controllo. Forse il male è come la polvere che si posa sui tappeti. E forse la mia responsabilità come Dio quando sveglio l'aurora è quella di fare le grandi pulizie del giorno, prendere il tappeto, sbatterlo, aspettando che la polvere si riformi per poi rifare le pulizie il giorno dopo. E qui Dio che racconta la bellezza della creazione, ci offre un'immagine di sé come di qualcuno che deve in qualche modo fare continuamente le pulizie, che deve prendere attraverso l'aurora i panni, i lembi della terra la mattina presto e scuoterla, aspettando poi che la notte riposi, faccia riposare la polvere, i malvagi, e poi scuoterla via. Tutto questo per dire che nella scrittura la ricerca di bellezza è fatta nella capacità di stare con le ferite della storia, di stare con la deformazione della storia, la deformazione che spesso è cosmica e più spesso è affidata all'incapacità umana, l'incapacità della sapienza umana di prendersi cura del giardino. E allora non c'è bellezza? Non c'è data possibilità di narrare un cantico dove finalmente il male venga rinchiuso nel suo box e se ne stia un po' tranquillo, addormentato, cullato dalla voce materna di Dio, svezzato dal latte di Dio? La Bibbia risponde certamente che c'è questa opportunità, ma questa capacità di saper raccontare la bellezza deve sempre avere come contesto il mondo deformato. Abbiamo anche parlato del Cantico dei Cantici, il cantico dove c'è una ripresa nella relazione d'amore. Finalmente ritroviamo nel giardino il paradiso o il giardino presente la coppia primordiale, giovane coppia innamorata che si cerca, che si ama, che si bacia, che riconosce che le tue carezze sono più buone, più belle del vino, che riscopre il corpo. Nel Cantico dei Cantici noi riascoltiamo finalmente la voce redenta dell'amore, che non conosce più il linguaggio della rivendicazione, che non conosce più il linguaggio del dominio patriarcale, ma
questa voce risuona comunque in un giardino idealizzato, ma non fuori dalla storia. Perché il giardino del Cantico è il giardino dove esiste il patriarcato, esiste la deformazione dell'amore, esiste la perdita e la necessità di ricerca dell'altro, esiste l'incomprensione. Tu sei come un giardino chiuso. Ma come sono come un giardino chiuso? Ma tu sei vento, vieni. Voglio dire, il Cantico dei Cantici mette in scena la capacità di risaper parlare la bellezza dell'amore, la bellezza della relazione, la bellezza di un amore strappato al dominio patriarcale, sapendo camminare sulle acque, sapendo stare nel patriarcato. I miei fratelli mi hanno messo a guardia della vigna, io la mia vigna non l'ho custodita. Io sono nera, ma sono bella. Voglio dire, voi entrate nel Cantico dei Cantici e non soltanto riascoltate il desiderio redento, anche qui, quanto male ci ha fatto la fede religiosa che ha controllato il desiderio. E non parlo solo del desiderio sessuale, parlo proprio del desiderio in generale. Ci hanno insegnato a non desiderare, come se desiderare, che è un attributo divino, fosse qualcosa di illecito, un capriccio. Il desiderio è sempre stato incatenato. Il desiderio è stato incatenato da il potere commerciale della propaganda, che lo ha indirizzato verso un unico oggetto, la pubblicità. E il desiderio però è stato anche incatenato quando lo si è trasformato in capriccio e sostituito con il sacrificio. Devi rinunciare. Una fede che si sacrifica, che sacrifica la bellezza della vita, perché nel sacrificare tu servi meglio Dio. E questo è quello che è accaduto spesso nella nostra fede. Bene, il Cantico dei Cantici ci riconsegna anche una grammatica del desiderio, dove il desiderio diventa ricerca, il desiderio mette sempre una certa distanza con l'altro, non ha la pretesa di prendere, di afferrare l'altro. Il desiderio fa i conti con i tempi differiti dell'altro e li rispetta. L'ho cercato ma non l'ho trovato. Di notte ho cercato il mio amato, l'ho cercato ma non l'ho trovato. Aprimi mia bella, ho aperto ma lui era già fuggito. Ecco, si può parlare di bellezza con questo principio di realtà senza essere accusati di pessimismo? Si può parlare di bellezza sapendo stare nelle contraddizioni della storia, sapendo guardare prima con realtà ai giardini trasformati in deserti della nostra umanità? Io credo che con la scrittura si possa fare. Si possa fare perché soltanto prendendo sul serio la deformazione della nostra realtà che noi sappiamo imparare a vedere oltre, per considerare la terra, la vita, le relazioni come un cantiere in corso. Sapete come accade nei cantieri? Nei cantieri ci succede che spesso i lavori vanno così avanti che perdiamo il senso del progetto finale. E a volte ci sembra che addirittura i lavori si fermino, e a volte poi ci sono i disastri quando non si è fatta una giusta prevenzione, l'architetto sapiente non è stato così in grado di fare consulenti a Dio, e allora ci sono anche, si retrocede. E tuttavia arriva un momento quando ci si rende conto che il lavoro è finito e quella costruzione è diventata una bellissima casa da abitare. Ecco, la scrittura è questa guida per lavorare nei cantieri della storia con realismo, con professionalità, con la sapienza, per consegnarci una bellezza che passa attraverso tutto questo, per cui non una bellezza che fuga dalla realtà, ma una bellezza che è in grado di attraversare le acque senza affogare. Grazie.
Allora Lidia ci dice che la Bibbia è un collirio per i nostri occhi che può aiutarci a vedere al di là del mare, al di là del male, per farcelo attraversare. Ci sono delle immagini molto belle, non solo dal punto di vista poetico, ma dal punto di vista teologico. Questo Dio che dice non è bene che Dio sia solo, no? Siamo abituati a pensare non è bene che l'uomo sia solo. Lidia dice se provassimo a vedere quest'altro pensiero di Dio, non è bene che Dio sia solo, e che magari quella sapienza danzante che troviamo nei libri sapienziali che accompagna il Dio creatore, che possa essere magari la creatura umana chiamata a collaborare con Dio per la redenzione della creazione. Sono degli interrogativi che non solo provocano delle emozioni forti nel poeta, ma che pongono degli interrogativi importanti anche alla teologia, all'interpretazione della scrittura. Ecco, io avevo nel mio programma di lasciare a voi la parola adesso per porre domande, ma ci sono questi mastini qua con quelle magliette che mi dicono dobbiamo essere puntuali perché dobbiamo preparare il tutto per il dopo. Allora date la colpa a loro. Io ringrazio davvero di cuore Don Dario e Lidia Maggi per queste suggestioni forti, importanti, che porteremo con noi nell'orizzonte della bellezza di Dio e dell'uomo e della loro collaborazione. Grazie a voi, grazie a loro.